stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ci siamo intrufolati in una delle suite di Acer per vedere la nuova gamma di tablet che usciranno quest'anno ad aprile. Quello che ho in mano è il modello da 10 pollici, risoluzione HD, un tablet che uscirà con sistema operativo Honeycomb e ha all'interno il processore Tegra 2 di Nvidia. Scusateci se abbiamo pochissimo tempo, quindi faremo vedere brevemente quello che riusciamo a fare, anche perché non conosciamo il tablet e potrebbero, diciamo, portarcelo via tra qualche minuto, quindi saremo rapidi. Vediamo che è stata adattata l'interfaccia, l'orario è molto grande adesso. Non ci sono tasti fisici, come avevamo già visto sul tablet di Motorola, non ci sono tasti fisici, ma premendo nella parte bassa, qua è instabile, lo diciamo subito, quindi non guardate le prestazioni perché è ancora abbastanza instabile. Escono i tre bottoni, quelli di Android tipici, quello per tornare indietro, quello per andare alla home e quello con le opzioni. Una gran serie di applicazioni già installate, possiamo scorrere il market, ovviamente giochi in alta definizione perché il processore Tegra 2 lo permette. Tra le novità vediamo che c'è addirittura il software per leggere gli ebook di Nook, quindi un software top, e una sezione Nvidia. Questo tablet ha all'interno un processore Tegra 2 e probabilmente ci sarà una sorta di, adesso crashato, una sorta di applicazione anche in video per andare a scaricare video, giochi proprio ottimizzati per questo tipo di processore. Proviamo a vedere qualche altro. Ovviamente le altre opzioni, chi conosce Android le conosce già, ci sono i settings, quelli apposta per i dispositivi Acer, c'è il software della camera, sperando che funzioni, ecco funziona. Camera posteriore, camera frontale per riprenderci anche davanti, vediamo, la cambiamo adesso, eccola qua, la ripresa video lì, per tornare indietro, classico movimento, swipe, così escono le opzioni, così si torna al menu principale e quello che stavamo facendo prima. Come ho già detto, uscirà comunque con Android Honeycomb, quindi l'interfaccia è decisamente provvisoria. Passando all'hardware, pesantino, circa un chilo, cabinet totalmente in alluminio, qualcosa preso dall'iPad, come il tasto di blocco della rotazione, il volume in questa posizione, più facile l'accesso per quanto riguarda SIM e slot micro SD, alimentazione sia da piccolo spinottino sia da USB, un USB porta proprio vera e propria per andare a collegare una chiavetta e quindi importare i contenuti, connettore per una docking e dalla parte opposta il micro HDMI, sempre più diffuso in questi dispositivi per fornire un'uscita in alta definizione verso lo schermo. Vediamo adesso l'applicazione, per esempio, per le foto. Effettivamente, anche se ho detto che era stabile, non ci sembra che funzioni male, probabilmente è un po' poco reattivo, però abbiamo visto di peggio sui tablet. Le schermate del menu sono abbastanza reattive, tre pagine al momento. Quindi le prime impressioni sono generalmente buone. Per chi? Prezzo di questo prodotto sarà di 499. Però per chi non vuole un prodotto così grande, sarà pensato anche ad altri form factor. Questo è 7 pollici, dimensioni del Galaxy Tab di Samsung, anche lui totalmente in metallo, non possiamo farvelo vedere perché è un mock-up, quindi un pezzo che non funziona, però anche lui arriverà ad aprile. Curioso invece quello più piccolino, smartphone allungato, tirato in questo senso, il display è un 2.1, quindi due quadrati affiancati, quindi neanche un 21 noni, più di un 16 noni, un form factor veramente strano. Questo qua funziona invece, però la batteria scarica e non ce l'hanno ricaricata, quindi non possiamo farlo vedere, però sicuramente un prodotto interessante, anche lui fotocamera con flash posteriore. Questo è il modello CDMA per gli Stati Uniti, doppio USB, no, un HDMI, scusate, USB, vediamo, e l'uscita per le cuffie classica. Vediamo se riusciamo ad accenderlo magari per un qualche secondo, no, purtroppo niente.
ce lo portano via. Comunque, questa è la nuova gamma di Tab & Dasher per l'anno prossimo. Il nome ufficiale di questo è Iconia Tablet, che richiama appunto il notebook Iconia, che vedremo in un altro servizio su D-Day. Ciao a tutti!